65 anni fa la tragedia di Marcinelle, l'esplosione nella miniera belga che costò la vita a 262 lavoratori, 136 erano italiani. La giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo è nata in memoria dei caduti di Marcinelle, ma anche per ricordare, in maniera non retorica, i connazionali impegnati sul lavoro all'estero. Decine di migliaia di napoletani e campani, migranti, dall'inizio del Novecento verso gli Stati Uniti, il Sud America e il Nord Europa, si dice per cercare fortuna, in realtà per poter vivere e non solo sopravvivere. Un flusso in bianco e nero mai interrotto, che arriva oggi a colori con la fuga delle intelligenze, delle speranze di chi cerca solo un lavoro e spesso non lo trova in Italia. Un messaggio che anche le nostre comunità all'estero aspettano. Ci insegna almeno tre cose. La prima, l'importanza dei lavoratori nel processo di integrazione europea. Soltanto un anno dopo la strage di Marcinelle avvenne la firma del primo trattato per l'Unione Europea. Il secondo insegnamento è quello che mai, né allora né oggi, è tollerabile morire sul lavoro. E la terza cosa, parimenti importante, proprio perché i lavoratori, andando in giro per il mondo, parlavano fra loro e componevano tante nazionalità diverse, è l'importanza del dialogo fra i popoli.